Bene, siamo qui presso l'Università La Sapienza di Roma con la professoressa Angela Santoni, ordinario di immunologia e immunopatologia, direttore scientifico dell'Istituto Pasteur Italia e presidente della SICA. A tal proposito, professoressa Santoni, cos'è la SICA? Allora, la SICA è la Società Italiana di Immunologia e Immunologia Clinica dell'Allergologia. Come società scientifica si propone di promuovere le ricerche, gli studi e l'informazione in ambito immunologico. Lo fa organizzando congressi, eventi, ma anche cercando di sensibilizzare da un lato le scuole a livello quindi della società civile e dall'altra parte anche le associazioni dei pazienti e dei malati. Quindi c'è un grosso impegno della SICA proprio per promuovere le conoscenze in ambito immunologico, oggi importanti non solo per quello che riguarda il processo di vaccinazione, ma anche tutte le immunoterapie, soprattutto in campo oncologico, che hanno una rilevanza notevole. E la SICA lo fa anche con i giovani, perché questo è qualcosa che ci piace, e negli ultimi tre anni ha deciso di avere una faculty di junior, di giovani immunologi, che ci coadiuvano in alcuni eventi particolari, quindi una scuola di immunologia, un retreat per i dottorandi di ricerca e inoltre l'organizzazione del Day of Immunology, che è una giornata dedicata all'immunologia in tutto il mondo, normalmente il 29 aprile. Quindi queste sono le attività principali. Bene, una società forte con uno spazio per i giovani. Grazie alla professoressa Angela Santoni.